Ha portato un primo risultato la protesta dei lavoratori dell'azienda speciale Maiella e Morrone davanti alla sede della Regione Abruzzo a Pescara. Al termine della riunione convocata dal governatore D'Alfonso, la Regione ha liquidato la prima delle 11 mensilità arretrate spettanti ai 63 lavoratori. Il pagamento è stato possibile dopo che Equitalia ha concesso la rateizzazione di alcune cartelle esattoriali che gravavano sull'azienda speciale per un ammontare di 252.000 euro. Ora spalmati su 120 rate. L'azienda speciale eroga servizi sociali che vanno dall'assistenza domiciliare ad anziani, disabili e malati al segretariato sociale e alla tutela dei minori in 16 comuni della Val Pescara. A mettere in crisi l'azienda i debiti accumulati con Equitalia, INPS, INAIL e fornitori sui quali sta indagando la forestale dopo l'esposto del consigliere regionale Leandro Bracco. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo per abuso d'ufficio, ma per ora non ci sono indagati. Tra il 2009 e il 2014 l'azienda è stata guidata dall'attuale assessore regionale Donato Di Matteo, oggi presente all'incontro convocato da D'Alfonso. La forestale sta controllando i conti per capire come si è arrivati a un punto di non ritorno. È stato calcolato che per far fronte al pagamento degli stipendi al netto dei contributi previdenziali e di altre voci occorrerà reperire risorse per almeno 350.000 euro, 210 dei quali arriveranno nei prossimi giorni dalla regione. Dei 16 comuni dovrebbero invece essere recuperati circa 179.000 euro per la sola annualità 2015. Lunedì prossimo è stata convocata presso la sede della regione a Pescara un'altra riunione per fare il punto della situazione. Perché quelle somme non erano tutte quante. Allora, quindi le incombenze. È in tesoreria, è andato in tesoreria, mi ha scritto 9.000 euro da quel verbale che avete sottoscritto il 27 ottobre. Gli altri dicono che comunque ci sono dei problemi di liquidità.